Ok, siamo a Radio Nova. Oh yes! Oh yes! Ecco qua i nostri DJ che perdono il pelo ma non il vizio. E che non hanno ancora imparato a fare i DJ soprattutto. Soprattutto si preparano per la diretta utilizzando i potenti mezzi di Radio Nova. YouTube, se si può dire. L'ipnusa. Però purtroppo l'abbiamo fatta caricare. Ai. Comincia male la serata. Vabbè, andiamo con la sigla. È la sigla, cazzo! Se no se ne avete altre a proposito. Quando prima mi fai andare. Uno, anzi no, però questo può andare. Oppure dire. Buonasera, benvenuti sulle frequenze Radio Nova 93.5 da FM Stereo. State ascoltando l'appuntamento del giovedì, questo è per l'anno 2009-2010, stagione radiofonica di Radio Crash, proseguendo con il 2009. Oggi è la prima puntata dell'anno 2010, appunto con la presenza mia di Tore Crash, e poi con... aspetta, non ti esagerare. Non mi lancio. Non ti lancio. No, quello non è acceso. Adesso non mi lancio, non Tore. Ti lanci. No, ti devo presentare bene. Allora, di solito il programma si fa con... l'abbiamo sempre fatto. È ritornato, abbiamo già avvisato questo inverno, addirittura abbiamo fatto anche un collegamento con i nostri potenti mezzi internet, che lui... Cazzatore, non la devi fare. Vabbè, così lunga, chi sei? Non c'è bisogno di farti parlare dagli egiziani. È ritornato il nostro Panni, sì. Direttamente a qualche fan, per quale occasione? Solo per stasera vengo a sostituire il mitico DJ Angelo, che sfortunatamente non è qui con noi. Però in compenso, diciamo, stasera qui direttamente con noi insieme, vicini, ne sento proprio l'odore pungente, anche ci sono loro, la puntata natalizia, una vera punk rock band, una delle poche sopravvissute a Sassari, i Rodeo Clown. Oh yes! Allora presentiamo, si presenta, va bene. Allora, Gigio, glielo passo subito. Buonasera, ciao. E allora, e io sono... John Bon Jovi, l'abbiamo detto 10.000 volte questo. Però ha sempre la sua porca figura. È il terzo componente? Che salutiamo. Il terzo componente lo sentiremo dopo in diretta telefonica. Oh, quello è il problema. Proviamo a chiamarlo, che c'è ancora qualche soldo nel telefono. Più che il terzo componente, si addice di più il terzo membro. Sì, infatti lui adesso non c'è, sta girando film solo per adulti. Ah, benissimo. Del genere Animal. Vabbè, salutato, dite il nome, l'avete mai conosciuto, Ciao. Antonio sarà in ascolto, anche voi ascoltatori sarete in ascolto. Sarete in ascolto, con diversi mezzi. E oggi, come di solito la facciamo prima della Befana, dato che Gigio è sempre al di fuori della Sardegna, per le vacanze, abbiamo cercato di trovare questa soluzione di prendere anche Vanni, e fare una puntatona post Epifania. L'ultima volta l'abbiamo fatta, mi pare, forse prima della Befana. Prima della Befana, ma un successore. Un po' censurato, però con qualche strascico. Ma possiamo, quindi, ci dobbiamo autocensurare per non fare la stessa cosa. Purtroppo. Allora diciamo subito le cose, cioè cazzo, merda, vaffanculo. Così ce li vediamo. Allora, per contribuire anche voi, ascoltatori, insieme andate per celebrare con noi il Natale, ma anche per parlare comunque dei vostri nuovi lavori, tournée e progetti, che molte presenze, molti di questi lavori nuovi sono presenti anche nel nostro MySpace, che ricordo cosa. Oh yes, www.radioclown.net si collega direttamente al nostro MySpace. Oppure www.myspace.com/RodeoClown2005. Allora ci scrive Alessandro, che ci scrive: vai, io ci sono. Vabbè ragazzi, io direi di ci siamo anche noi, Alessandro. Abbiamo anche un po' di musica, porca miseria. Allora, di solito quando viene il gruppo si mandano i pezzi personali dei propri lavori, ma anche una sorta di scaletta che il RodeoClown conosce benissimo, il palinsesto della nostra trasmissione telefonica, e ci hanno riempito di i loro CD originali, rigorosamente originali, facciamo una sorta di playlist, però principalmente, vabbè, noi abbiamo anche tutta la collezione del Radio Clown, non so quale album li sentiamo un po' tutti, o principalmente anche quelli nuovi. Quindi però con cosa abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato con Pretty Radio, che è il nuovo, si può chiamare singolo, in realtà non è niente, comunque è un nuovo pezzo di Radio Clown che parla della radio, e adesso un pezzo altrui che parla sempre della radio, si chiama appunto Radio, ed è di Smash Mouth. Chi non lo conosce, li ascolti.
cazzo era? Era destinato questo pezzo, vaffanculo, cioè non andava bene, dai, non era roba per allora, noi. Scusate, vabbè, per chi ci sta ascoltando, la prima volta dell'anno, anche la prima puntata del ritorno anche di Vanni, infatti Angelo che non c'è, ritorna, no vabbè, siccome ci sono molti temi da parlare. Avete iniziato anche da poco a fare i cicli. Vabbè, io sono sempre madrone, non ho mai fatto niente. Stiamo facendo un casino nero. Allora, un casino all'incirca. Allora, in ordine, prima leggerò il messaggio. Okay. Sono presenti su Facebook. Poi berrai la birra. Sì, poi berrò la birra. Allora, ci scrivono. Allora, insomma, prima Domenico c'è scritto rock and roll, punto domanda. E ci risponde. Allora, ma in realtà era una domanda. Okay. Poi Alessandro, non ho capito. Alessandro, visto che vi sto portando milioni di utenti online, mettetene Pet Power. Sarà la successiva, non questa ma la successiva. Poi Foca scrive, ma che cazzo mandrone sa? La risata se la farà solo, vabbè. Mi sa tanto che sono lui e Jim Morrison. E anyway. Maria Paola invece scrive, Giovannino Giorgio no. Ti ha ispirato tantissimo. Come ti ha ispirato? Allora, assolutamente sì, secondo me, adesso entra Giovanni Seri. Allora, secondo me è una di quelle persone che veramente hanno salvato Sassari. Assolutamente. Allora, Fava ci scrive che siamo un bidone, quello lo sapevamo, che poi ci scrive ancora, ma è vero che vi ispirate soprattutto canalmente a punti di domanda, un personaggio che non facciamo nomi. Lui lo sa, punto domanda a Foca, non c'è una risposta. Quindi dopo aver mandato a cagare Foca elegantemente, diciamo che noi non parliamo delle persone non presenti, soprattutto con vari problemi. Ma vi ispirate voi in generale? Non si ispira. Volta con Giovanni. Ah, noi sì, assolutamente, e soprattutto ad Olivia Newton-John. Fisico. Io ho 45 giri. 45 giri. Giovanni, chi non si è mai ispirato in bagno oppure in cameretta sua ad Olivia Newton-John? Assolutamente. Tante volte uno si è ispirato. Sì, ai tempi nostri. È per quello che tutti quanti portiamo gli occhiali tranne Gigio. Esatto. Allora, a chi si ispirava lui? Lui si ispirava a Giorgio Volta. Internet albergiante. Comunque ragazzi, Gigio dell'88. Noi sappiamo che ovviamente detto prima siete un gruppo diciamo storico, ormai sulla scena da circa 13 anni, insomma. Diciamo anche arcaico. Però diciamo, più concludiamo qui la vostra carriera musicale. Vi faccio una domanda che potrebbe farvi litigare velocemente. Devo leggere ancora i messaggi che sono arrivati, dopo facciamo anche le domande, per il momento serio. Allora, che rapporto ne ho con la birra? Preferisco la nostra Nebusa o le Real allo stesso che si bevono una secchiata. Questo è Fava, dato che si intende di birra e non si navega. E vabbè, qua davanti lui non può vedere. Però abbiamo un esercito di Clusa, per cui la risposta è abbastanza ovvia. Esatto, beh certo, se ce ne fossero delle altre berremo anche quelle. Poi un altro messaggio, bel pezzo invece ce l'ha fatta tecnici, saluti ai Radio Clown, soprattutto a Frassetto Maria Luisa. Ecco, ecco, pubblico femminile, ecco, no, bisogna essere. Ma quando inizia il programma di Ringo, la bagaglia tua, non esisterà mai. Ringo è morto. Ringo è morto. Poi molti messaggi me li stanno bruciando perché Vanni non vuole. Vabbè. Le linee ormai sono intasate. Adesso è il momento delle domande. Allora ragazzi, come già accennato precedentemente, siete un gruppo sulla scena da tantissimi anni. Prima domanda abbastanza semplice, c'è un segreto per la vostra longevità, cioè il fatto di stare ancora a suonare dopo tutto questo tempo? Non abbiamo un cazzo da fare la mattina alla sera. Alla grande. Quello è una risposta assolutamente intelligente. Solo avete fatto la vostra carriera. No. Ma abbiamo solo speso, anzi, siamo sempre scesi sotto e qualche cosa ce la siamo. E evaso le tasse altre volte. C'è un bel messaggio, abbastanza esplicito. Da internet non si senti più un cazzo. Vittore, Ponzi di Ramos. Bellissimo. Grazie. Dal caffè dell'Opera di Parigi. No, bravo. Allora.